Le bollicine del Monte Bianco, Cave Mont Blanc su Skyway a Courmayeur. Qui in Valle d'Aosta, a Morges La Salle, l'ultimo avamposto della viticoltura in Europa, lavoriamo col Prix Blanc, viticoltori frazionati, piccoli, che partono dalle associazioni, si mettono insieme in quella che oggi è la Cave Mont Blanc, una cantina di produttori, 80 produttori che producono 160.000 bottiglie e che rappresentano oggi la migliore interpretazione di questo grande vitigno che è il nostro patrimonio. Il Prix Blanc è un vitigno autoctono valdostano, l'unico vitigno bianco autoctono della Valle d'Aosta, che storicamente è diffuso in tutta la Valle d'Aosta, ma che a livello produttivo e soprattutto in termini economici, qui nella zona di Morges-la-Salle rappresenta un punto molto importante. È un vitigno, come abbiamo detto, molto storico, che tipicamente era diffuso in tutta la Valle d'Aosta e geneticamente addirittura si pensa che sia il padre un po' di tutti i vitigni autoctoni che abbiamo in Valle d'Aosta. Qui ha trovato il suo ambiente di sviluppo ideale per le condizioni meteorologiche, per le condizioni geografiche del territorio in cui ci troviamo. Partiamo da vigneti che hanno un'altitudine di 900 metri fino ad arrivare a quasi 1200 metri. Da questo vino e quindi da questo territorio unico al mondo derivano dei vini importanti, soprattutto delle bollicine che sono prodotte qui a due passi dal Monte Bianco. Sono quelle bollicine che noi amiamo chiamare bollicine del Monte Bianco proprio perché è grazie al Monte Bianco e comunque alla conformazione geografica del nostro territorio che dona queste caratteristiche inimitabili, oserei dire, a tutti i nostri vini. Più di 12 anni che la Cave Mont Blanc sperimenta la spumatizzazione in alta quota. Abbiamo iniziato al Rifugio Monzino, lo spazio era molto piccolo, si facevano solo 100 mani l'anno e dal 2015 in collaborazione con Skyway abbiamo iniziato a spumatizzare al Rifugio Pavillon a 2200 metri d'altitudine. Adesso la produzione si aggira su circa 1000 bottiglie e un centinaio di mani. La particolarità di spumatizzare in quota, secondo noi, in comparison con le bottiglie che facciamo a Morges a 1000 metri, portano ad avere una bollicina, un perlage di miglior qualità, quindi una bollicina più piccola e più persistente. La cave d'altitudine di Cave Mont Blanc è situata a 2173 metri di quota, la prima stazione di Skyway Monte Bianco. Qui il pubblico che viene a svolgere un'esperienza molto interessante su Skyway Monte Bianco ha altrettanto la possibilità di conoscere una particolarissima spumatizzazione in quota. Lo spazio è allestito con l'opera di un'artista contemporanea, Chico Margaroli, che propone una pianta di un vigneto storico in quel di Morges dove ha sede la cantina, accompagnato da altri dettagli che permettono di immergersi in questa storia secolare della coltivazione dei vigneti più alti d'Europa. Lo spazio poi naturalmente ha un'area di lavoro dove gli enologi della cantina vengono per effettuare tutte le operazioni che permettono poi di degustare la cuvée de guide, questo è il nome dello spumante del Monte Bianco che viene qui prodotto, che riposa per 36 mesi in un forziere molto particolare ricavato nel cuore della stazione di Skyway Monte Bianco, dove la temperatura e le condizioni sono ottimali per la migliore spumantizzazione possibile.